siamo un movimento giovanissimo, ma siamo accanto a tutte le battaglie per quella che mi piace chiamare la giustizia sociale e ambientale. Di conseguenza sosteniamo la battaglia contro il PUA, perché in questo quadro si inserisce, e vi prego di considerarci accanto a voi in qualsiasi iniziativa, anche le più clamorose, pur di frenare questo progetto abbastanza folle di violenza al nostro patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e storico. Ovviamente ho apprezzato tutte le relazioni precedenti e gli interventi con i quali concordo, però mi piacerebbe allargare lo sguardo e considerare dal punto di vista nazionale, europeo e mondiale quello che è questo tipo di operazioni di cementificazione, di disboscamento, di violenza contro il pianeta poi comporta nella nostra vita di tutti i giorni e non fa altro che ritorcersi sull'uomo e contro l'uomo. E, tra l'altro, queste politiche di cui si è parlato qui a Catania rispecchiano anche le politiche nazionali del nostro paese, quindi non è che ci possiamo poi tanto meravigliare se Catania segue altri esempi poco virtuosi. Vorrei, ovviamente siamo totalmente favorevoli al cambio del modello di sviluppo, che sia un modello di sviluppo ecocompatibile, che allontani le vecchie logiche per cui ad un vantaggio immediato sull'occupazione e poi dopo si paghino dei prezzi inestimabili ed irreversibili per l'uomo, per l'ambiente e soprattutto per le generazioni future, perché quello che stanno facendo questi signori coinvolti nel progetto del PUA dovranno poi rendere conto a chi verrà dopo di noi dello scempio che stanno commettendo, possibilmente noi stessi non lo vedremo. Io brevemente vorrei ricordare che giovedì scorso a Catania c'è stata un'alluvione che ha coinvolto tutta la Sicilia e si calcola che il 90% del prodotto, della produzione, sia andato perso. Sono stati approssimativamente calcolati 10 milioni di euro di danni. E vorrei ricordare l'alluvione del 9 e 10 ottobre a Genova e tanti altri disastri ambientali che ovviamente non sono casuali, non sono assolutamente casuali. Vi dico pochissimi dati dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica che si riferisce agli ultimi 70 anni. Ci sono stati 2 milioni di morti causati dal cambio climatico, ci sono stati 8.835 circa danni ambientali con un costo di 2 trilioni e mezzo di miliardi per i paesi e le società coinvolte. Quindi noi quello che dovremmo dire e gridare è che abbiamo solo 16 anni di tempo per cambiare le nostre politiche, ci porteranno ad un punto di non ritorno. Quindi io chiedo a tutti anche di pubblicizzare, di rendere noto, di parlare di questo, ad appartenere al pianeta e non al contrario. Grazie.